Ben ritrovati, oggi siamo con una Stratocaster California Beach riedizione del 1957. Edizione Custom Shop, NOS New Old Stock, corpo in lontano, manico in acero. Monta un set di pick-up FET anni 50. Ovviamente con data di custodia originale e certificato di autenticità. Strepitosa Gibson Firebird, 3 pick-up limited edition. Corpo e manico in mogano, tastiera in palissandro. Equipaggiata con 3 pick-up Gibson Mini Humbucker, anch'essa con custodia originale. Per altre informazioni visitate la nostra pagina www.smusic.it o contattateci. Grazie. Hola, soy Lucas de S-Music. Oggi volevo presentarvi questo rullante usato della Spawn. È un rullante in acero nordamericano 8 strati, 14x5. Presenta i bordi arrotondati a 45 gradi esterni ed interni. Ha lo snare bed hypersensitive, finitura nero satinato. Per quanto riguarda il settore acustico, abbiamo una Taylor 410 CE del 2007. La Taylor 410 ha top in abete e fondo e fasci in Ovancol con Expression System prima serie. La chitarra è del 2007. Fender Stratocaster, serie vintage, riedizione del 65, colore Shoreline Gold, tastiera palissandro, bellissima paletta matching. Abbiamo una Martin GP-CPA4. La Martin ha il top in abete Sitka, fondo e fascia in sapele, sempre massello, tastiera in rich light. Monta il Fishman Aura. Ciao ragazzi, oggi vi presento un impianto dell'HK usato, l'impianto il Sound Candy One. L'impianto è un piccolo line array e quindi sfrutta la tecnologia degli altoparlanti ravvicinati, si presta benissimo per situazioni di acustico e di piano bar. È in condizioni ottimali, anche visto la custodia che originale che è in dotazione. Come potete vedere, monta 6 altoparlantini da 3 pollici e mezzo e sul subwoofer con regolazione a sé 3 altoparlanti da 6 pollici. Nel retro abbiamo un mixer 4 canali con un ingresso microfonico, un ingresso line, un ingresso aux e un ingresso combo dove possiamo attaccare quello che vogliamo. Abbiamo un mixer della Yamaha, il modello MGP12X, un mixer in condizioni impeccabili, mixer a 8 canali di cui 4 microfonici, 2 sia microfonici che stereo e 2 stereo. Ha alcune funzioni molto interessanti come il compressore anche di buona qualità sui primi 4 canali, doppi effetti interni, la presa USB per collegare un iPod, iPad o iPhone, medi semiparametrici, 2 uscite per casse spia e alcune altre funzioni molto interessanti veramente. Oggi vi presenterò questo mixer Mackie Onyx 32-4. Questo mixer presenta 32 canali d'entrata con 4 canali sub. Questo mixer permette di avere 6 uscite ausiliarie con 2 equalizzatori semiparametrici. Questo mixer Onyx presenta 2 preamplificatori, uno dedicato al microfono e uno dedicato allo strumento in linea.
direct out con compressore nel master, quindi può essere utilizzato bene sia per un contesto in studio sia per un contesto di live. Ciao a tutti, sono David, vi presento il Jupiter 80 della Roland, è un extemo che abbiamo, è un performance synth il più potente della Roland, 76 tasti, 256 note di polifonia, permette di lavorare fino a un massimo di 4 zone, fino a 10 suoni simultaneamente insieme, registra su chiavetta USB, permette anche di leggere file. Usa i suoni Supernatural di Roland. I suoni Supernatural sono il top che Roland ha in casa e sono in particolare veramente forti i suoni ambientali e quelli con motion sound interni. Akai APC40 MK1 è un usato che abbiamo, è un controller per Ableton Live, è un controller con 40 pad illuminati, 9 fader e 16 potenziometri assegnabili. Serve per richiamare e per gestire le clip di Ableton e mentre lo si usa in live, per live set, il colore del pad rispecchia il colore sul progetto di Ableton della clip. Per maggiori informazioni potete andare sul nostro sito www.smusic.it.